Voi lo sapete che la parola Vangelo vuol dire buona notizia? E qual è la buona notizia del cristianesimo? Che Gesù ci ha salvati. Bella, no? Però che vuol dire esattamente? Cerchiamo di capirlo. Se dico che tu m'hai salvato, sto dicendo che m'hai tirato fuori da una grande difficoltà, da un pericolo. Per esempio, stavo per cadere in un burrone e tu m'hai tenuto. C'era uno che voleva farmi male e tu m'hai difeso. Era una situazione molto triste. E tu mai consolato? Ma da cosa ci ha salvato Gesù? Nelle favole è tutto più chiaro. C'è la principessa, quella da salvare, il drago, che è il cattivo, e il cavaliere, quello buono. Lei grida aiuto, aiuto! Arriva il cavaliere, sconfigge il drago e tutti vissero felici e contenti. Nel nostro caso, qual è il drago? Qual è il cattivo da cui Gesù ci ha salvato? E questo è il punto. Il cattivo per eccellenza è la morte. La morte è come il drago delle favole, perché tiene prigionieri tutti gli uomini. Infatti ogni uomo prima o poi muore. Voi mi direte, certo, morire è normale, tutti muoiono. Sì, ma è una normalità che ci fa male. Nessuno di noi vuole morire e nessuno vuole che muoiano le persone a cui vogliamo bene, perché la morte separa e nessuno vuole separarsi da chi ama, solo che non possiamo farci nulla. La morte è più forte di noi, ma la morte non è l'unico cattivo della nostra storia. Ce n'è un altro, il peccato, il male che sta dentro il nostro cuore, che è il contrario dell'amore, della fiducia, dell'essere amici. Il peccato è ciò che ci separa da Dio, dagli altri. Purtroppo tutti lo conosciamo, sotto forma di egoismo, d'orgoglio, di invidia, oppure quando ti senti migliore dell'altro, quando odi, quando rifiuti. Tutte queste cose fanno male a noi stessi, agli altri. Il peccato toglie la gioia, la serenità, la speranza. E senza la gioia, la serenità e la speranza, uno diventa infelice, muore dentro, pur essendo vivo. Vedete allora, peccato e morte sono alleati fra di loro. Tutte e due ci separano dagli altri e ci fanno soffrire. E questi nemici da soli non riusciamo a sconfiggerli, perché non sono fuori, ma dentro di noi, dentro l'uomo. Il Figlio di Dio allora si è fatto uomo e ha affrontato i nemici per noi e ha vinto. Come? Con l'amore. Abbiamo detto che il peccato è fare il male degli altri. Ecco, Gesù invece li ha amati gli altri, e a chi gli faceva del male ha risposto con il bene, perdonando. Ci ha amati fino al sacrificio massimo, quello di dare la vita per tutti noi. Sono le parole che sentiamo ogni volta che andiamo a messa. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue e io offro tutto me stesso per voi. Così Gesù ha vinto il peccato. Con l'amore. E con la stessa arma Gesù ha combattuto e sconfitto la morte. Anche se può sembrare che abbia perso, perché Gesù è morto, peraltro in modo crudele. In tutte le chiese c'è un crocifisso che ce lo ricorda. Ma siccome lui aveva offerto tutto se stesso per amore, in lui non c'era più nulla che non fosse amore. E l'amore non muore. Quindi lui è andato oltre la morte. Noi diciamo che è risorto, che non vuol dire tornare alla vita di prima, ma entrare nella vita eterna. Non è tornato indietro, no, lui è andato avanti. Lui vive per sempre nel mondo di Dio. Non ha la morte di fronte, l'ha lasciata alle spalle. Il peccato e la morte non hanno più alcun potere su di lui. È successo qualcosa che tutti ritenevano impossibile e che anche oggi molti fanno fatica a credere. Un uomo ha vinto la morte. Capito che vuol dire che Gesù ci ha salvati? In realtà, per capirlo, bisogna sapere che questa era solo la prima parte del piano di Dio. C'è una seconda fase, che è importantissima, e di cui è protagonista lo Spirito Santo. Ma questa ve la racconto un'altra volta.